Buonasera a tutti presenti, per essere qui questa sera per celebrare tutti insieme il 76esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Prima di iniziare la serata, permettetemi di salutare le autorità presenti, il sindaco della città Francesco Casciano, il presidente del Consiglio Comunale Wanda Bernardini, la dottoressa Elide Tisi, già vice sindaco di Torino e portavoce del Forum del Terzo Settore e Federsolidarietà, il vice sindaco Antonio Garruto e praticamente tutta la giunta che questa sera è qui al completo, come anche moltissimi consiglieri comunali. Davide Morra, Davide Armentano, Giovanni Parisi, Fabiano Umbrò, Marina Ponzetto, Enzo Lupoli, Silvia Ala, Tiziana Manzi, Ida Cheuzzi e mi scuso se nel frattempo è arrivato qualcuno e che non ho nominato. Ringraziamo anche i sindaci emeriti Umberto D'Ottavio e Silvana Cossato, la consigliera regionale Sara Di Sabato, tutti i cittadini benemeriti presenti, il comandante della stazione dei carabinieri di Collegno, luogotenente Damiano Tripi, ringraziamo anche le forze dell'ordine, i rappresentanti del comitato di quartiere del villaggio Dora e degli altri quartieri qui presenti, grazie. E permettetemi, mi dicono che c'è Gianna Pentenero, scusate ma io ho le luci. Assessore del Comune di Torino al lavoro, chiedo scusa ma io le luci non vedo voi, voi vedete me ma io non vedo voi. Permettetemi un ringraziamento particolare alle associazioni collegnesi ma soprattutto all'Associazione Croce di Collegno che ci garantisce sempre in sicurezza le nostre manifestazioni. Grazie veramente di cuore. Ecco, prima di iniziare la manifestazione ufficiale, invito a salire qui sul palco il sindaco Francesco Casciano e la presidente del Consiglio Comunale Wanda Bernardini, perché verrà consegnata la fascia del presidente del Consiglio Comunale come deciso dal Consiglio lunedì scorso. Grazie, buonasera a tutti, bentrovati, viva la Repubblica. Questa sera, come primo atto, consegniamo a Wanda Bernardini, Presidente del Consiglio Comunale, la fascia. Wanda, questo è un grande onore, il nostro Consiglio Comunale ha deciso di dare simbolo, no? E visibilità a chi riveste questa carica. A Collegno il Consiglio Comunale è sempre stato un organo molto collaborativo che ha sempre pensato agli interessi della comunità più che alle questioni politiche. Ecco, quindi secondo me tu meriti questa fascia, poi andrà ovviamente a tutti i tuoi successori, ma è un momento molto importante e solenne che è giusto fare in una grande occasione come la festa della Repubblica. Tanti auguri e buon lavoro. Mettere una fascia è una cosa che fare così, guarda. Grazie sindaco. Buonasera. Visto che ci sono Silvana e Umberto, quando Silvana mi ha dato la fascia, io le prime foto ho la fascia al contrario. Ecco, quindi vuol dire che l'emozione di fare il sindaco, di fare il presidente del consiglio, di vestire la fascia che porta, no, i simboli della Repubblica, della nostra città, è veramente un grande onore. Prego, Wanda. Allora, buonasera a tutti. Io voglio ringraziare tutto il Consiglio Comunale per aver deciso di istituire questa fascia del Presidente del Consiglio. Sarà mio impegno cercare di rappresentare come sempre al meglio il Consiglio Comunale e fare onore a questa fascia che rappresenta i colori della città e di tutto il Consiglio Comunale. Per cui grazie. Buon lavoro anche a tutti i consiglieri presenti.
Ecco, io direi di dare inizio alla festa della Repubblica in modo solenne e partiamo con l'inno nazionale. Diamo quindi ufficialmente inizio alla cerimonia della consegna della cittadinanza benemerita. Quest'anno l'amministrazione comunale di Collegno è lieta di consegnare la cittadinanza benemerita ad Alessandro Ciguera. Mi invito quindi a salire qui sul palco insieme ai litigi. Ora diamo la parola alla dottoressa Eli De Tisi, come dicevo portavoce del forum del terzo settore e Feder Solidarietà, che presenterà Alessandro Ciguera. Grazie, sono un po' emozionata anch'io per Alessandro, devo dire, e grazie davvero di aver chiesto a me di presentarlo, è davvero un onore. Credo che dare la cittadinanza benemerita, una onoreficenza, un riconoscimento così importante per una città con una lunga tradizione di cultura, di democrazia come Collegno, sia davvero un'occasione straordinaria e soprattutto abbia un significato profondo, quello di riconoscere in questa persona non soltanto qualcuno per il quale si vuole dare lustro oppure sottolineare le cose che ha fatto o che farà, ma credo che abbia il valore soprattutto di voler dire che questa persona appartiene a questa comunità, ne è parte integrante, costituisce un pezzo della sua ricchezza. E quindi farlo in questa occasione della festa della Repubblica ancor di più sottolinea questo aspetto, la festa di tutti noi, la festa degli italiani e dunque un riconoscimento che ha il sapore davvero di un'appartenenza. È molto bello questo e di questo io vorrei ringraziare il sindaco e il consiglio comunale di Collegno perché hanno davvero dato un segnale molto forte. Alessandro è vissuto molti anni con la sua famiglia qui a Collegno, con la mamma Margherita, il papà Filippo, il fratello Giovanni. Anche un applauso a loro.
e penso che tra i suoi ricordi di bambino, i primi passi nella sua formazione, ci sia il ricordo delle suore vincenziane della scuola Marilac, ma anche dell'educazione salesiana degli anni successivi. Da ragazzo, e lo ricorda lui stesso nel post di ringraziamento che ho visto ha pubblicato oggi, proprio per questo riconoscimento, ha sottolineato l'importanza del contesto che ha favorito la sua crescita umana, valoriale e spirituale, in particolare il GO, Grugliasco Oratori, dove ha imparato il valore del servizio, del fare comunità, del dono e dell'attenzione all'altro, l'importanza della crescita personale e spirituale, sviluppando la sua vita tra collegno con l'impegno verso i bambini, i più dimenticati a volte, anche dei campi Rom, e Grugliasco, un po' una specie di ponte tra le nostre città. Questi valori sono cresciuti con lui, portandolo nella sua vita a fare scelte coraggiose, imparando a investire tempo, energie e passione per stare accanto, per condividere, nella consapevolezza che tutte le vite hanno un valore e la vita di tutti vale allo stesso modo. L'amico di sempre Gianluca mi ha raccontato una delle sue frasi preferite: l'uomo è fatto per le tempeste. E seppure così giovane, Alessandro di tempeste ne ha affrontate già tante. A Torino con la cooperativa Strana Idea, accanto alle persone senza dimora, nella boa, quella che gira per strada durante le notti fredde di Torino, con l'associazione Essere Umani al Ferrante Aporti, il carcere minorile, accanto ai ragazzi detenuti, sul territorio con progetti educativi per i bambini e i ragazzi in contesti difficili, nelle borgate delle nostre città. Poi, circa 10 anni fa, con l'operazione Colomba, corpo di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, lasciando amici e famiglia per andare nei luoghi di conflitto e ingiustizia in Palestina, Libano, Siria, Iraq, Albania, Colombia e da ultimo, pochi mesi fa, Ucraina. Quando ho conosciuto di persona Alessandro, lo conoscevo già indirettamente dai racconti delle mie figlie, era appena rientrato da un lungo periodo nei campi profughi di siriani. Mi colpì molto la semplicità con cui raccontava la sua esperienza, come se fosse la cosa più normale che potesse fare. La stessa semplicità che lo ha portato nei mesi scorsi in Ucraina, appunto, a tentare di portare in salvo persone in fuga dalla guerra. E mentre in Occidente e nei nostri paesi si accendono infinite discussioni, Alessandro e tanti come lui hanno scelto di esserci concretamente, stando accanto alle persone che vivono condizioni drammatiche, come quelle di una guerra. Ancora la stessa semplicità che lo ha visto in Colombia l'estate scorsa, a fianco alle popolazioni locali che resistono con coraggio alla sopraffazione e al saccheggio dei loro territori, confidando che la presenza di occidentali possa essere incoraggiamento e testimonianza. Nel libro che ha scritto insieme a Marco Canta, La speranza al vestito azzurro, tutto questo si è tradotto nelle storie di resilienza, di dolore, di speranza, che grazie al suo racconto sono arrivate fino a noi. Le voci di persone, le storie che ci interrogano, che grazie al racconto non vanno perdute, e di questo davvero ti ringraziamo. Nella prefazione al libro Don Ciotti sottolinea: questo libro ci restituisce un incontro vero con l'altro, dalla prospettiva di chi sa bene che l'altro, soprattutto se portatore di vissuti diversi e difficili, è una fonte di arricchimento continuo, uno specchio di ciò che siamo e di ciò che potremmo diventare. Condivisione. Ecco, credo che questa sia una parola importante per Alessandro. Condividere con chi resiste, fugge, soffre, ma condividere anche con noi, che spesso costruiamo con i muri della nostra indifferenza, e a volte sono anche muri fisici, le peggiori barriere alla possibilità dell'incontro autentico. Condividere, stare vicino perché la tua vita sia più sicura, perché la mia vita vale come la tua. Questo è il messaggio che io raccolgo dai racconti di Alessandro. Apprezzo molto, come ho detto,
e ringrazio per questa scelta al Comune di Collegno. È un importante riconoscimento per Alessandro, per le tante vite che ha vissuto, malgrado la giovane età, e le tantissime che ancora dovrà vivere, per il suo impegno, il servizio, la testimonianza. Credo che questa benemerenza abbia il valore, in questi anni attraversati da grandi drammi, guerre, pandemie, carestie, di raccontarci una storia diversa, di dare un segnale di speranza e di conferma che ci sono adulti e giovani, tanti giovani, che lavorano mettendo in gioco la loro vita per costruire accoglienza, comunità, solidarietà in paesi lontani, ma anche molto vicino a noi, proprio nelle nostre città. Occorre avere la capacità di vederli, sostenerli, riconoscerli, come oggi la città di Collegno e il suo sindaco hanno deciso di fare con Alessandro. E allora grazie Alessandro, sei anche il mio vicino di casa, sei il mio vicino di casa preferito. Nella ricorrenza del 76esimo anniversario della Repubblica Italiana, il Consiglio Comunale ha conferito a Alessandro Cicquera onorificenza di cittadino benemerite. Per essersi distinto, impegnato a sostenere e propugnare i valori di non violenza e di solidarietà attraverso l'associazionismo civile e internazionale, particolarmente attivo nei luoghi di conflitto, nei territori di guerra e nel campo educativo. Ha accompagnato e supportato percorsi locali e globali di resilienza e di lotta per la giustizia. Ispirato costruttore di pace. Collegno, 2 giugno 2022. Il sindaco Francesco Casciano. Grande Ale. Adesso il sindaco consegna la pergamena ad Alessandro Cicquera. Il sindaco consegna sempre ad Alessandro Cicquera la spilla con il simbolo della città di Collegno. Grazie. È difficile trovare delle parole. Quello che mi sento di dire è che sono felice di essere qui con voi questa sera e con una comunità che comprende l'importanza di questi momenti, che sono momenti che ci aiutano ad andare oltre le corse e le frenesie quotidiane. Ci aiutano, e questa per me è una parola molto importante, ci aiutano a essere comunità e a ritrovarci intorno a qualcosa che va oltre le fatiche e che va oltre le difficoltà che le vite di ogni persona si porta ogni giorno. A questo ci tengo particolarmente, l'ho detto a chi in questi giorni mi ha chiamato, mi ha chiesto, mi ha incoraggiato. Dietro questo riconoscimento ci sono tantissime persone. Non è, per me non è solo un riconoscimento ad Alessandro Cicquera, ma è un noi. È un riconoscimento a tantissime vite
a tantissimi incontri, a tantissimi esseri umani con cui mi onoro di aver condiviso il cammino in questi anni. Uno dei lasciti, se vogliamo, di questa pandemia e della guerra di aggressione che è stata scatenata questa primavera, credo che sia uno, fondamentalmente, ed è che nessuno si salva da solo. Non ci possiamo salvare dal virus, non ci possiamo salvare dalla violenza. Momenti come questo fanno perdere le parole, ecco, ma perché sento veramente, e spero di riuscire a trasmetterlo, ecco, a ogni persona presente in questa piazza, ecco, che ogni cosa bella, significativa, di valore che si può creare nel corso della nostra vita può essere fatta solo attraverso le relazioni che costruiamo con le persone intorno a noi. Questo vale per la politica, vale per l'impegno civile, vale per le relazioni in famiglia, tra gli amici. Questa sera sento che dietro questo riconoscimento ci sono tante persone e vorrei ricordare in particolare chi in questo momento si trova nei rifugi, sotto i missili, chi sta aspettando che gli allarmi antiaerei finiscano, i bambini che fanno fatica a dormire, che difficilmente riusciranno a ritrovare la serenità che potevano avere fino a qualche mese fa. Portiamo nel cuore queste persone, ecco. Abbiamo il dono di poter vivere in un paese in pace, abbiamo il dono di poter fare comunità. Ecco, non sempre riusciamo a salvare le vite di tutte le persone che vorremmo, però quello che possiamo fare anche nel limite è portare questa gente nel nostro cuore e ricordarci che siamo parte di un'unica famiglia. E questa città e questo momento credo che ne siano la dimostrazione per me più significativa. Quindi grazie, ci siete tutti dentro questo riconoscimento. Grazie a te Alessandro, grazie davvero. Diamo ora la parola al sindaco per l'intervento, diciamo così, di chiusura della manifestazione istituzionale. Bentrovati alla Festa della Repubblica, un momento emozionante perché Alessandro ci ha fatto emozionare tante volte, ci ha fatto conoscere e riconoscersi in una vera comunità e quindi tutti quanti eravamo in apprensione per le sue missioni, ma sono le missioni che più ci onorano. Saluto tutti i presenti, presenze importanti, l'Arma dei Carabinieri, la Giunta, il Consiglio Comunale, i cittadini, i comitati di quartiere, le associazioni di questa bellissima comunità. I cittadini benemeriti, Alessandro, entri a far parte di una famiglia che ha onorato, costruito il senso di Collegno. Ecco, se noi ci possiamo dire città è grazie alle persone che hanno svolto con impegno il loro operato, ma che hanno anche dato qualcosa in più affinché questa città fosse veramente un luogo ideale dove crescere, dove vivere e dove far sviluppare anche le giovani generazioni. Il 2 giugno nasceva la Repubblica Italiana e l'Assemblea Costituente, quindi è una data importantissima. A Collegno votarono poco più di 6.300 persone, 4.454 scelsero la Repubblica, 1.561 la monarchia. Ecco, quindi fu un vero trionfo, una vera volontà di cambiare pagina e di entrare in una nuova dimensione, una dimensione comunitaria, una dimensione che lasciava da parte la monarchia e soprattutto il fascismo, la dittatura, entrava in una vita democratica. E i 2 anni che seguirono, quelli appunto del lavoro dell'Assemblea Costituente, furono anni importantissimi perché lì ci fu la summa
della sintesi, la capacità di fare sistema, di riconoscersi in dei valori che ci hanno poi regalato la nostra straordinaria Costituzione, che ci ha concesso appunto poi di passare 77 anni di pace o di quasi pace, perché ovviamente la dimensione generale non è stata così. Quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando sembrava che il mondo avesse toccato la fine dell'umanità, invece ancora si propagano guerre e conflitti in tutti i continenti. Quindi in questi 77 anni di pace noi dobbiamo cercare di non declamare i valori, ma di incarnarli. E tu, caro Alessandro, lo hai fatto. Grazie. Il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha detto: la scelta della Repubblica inaugurò una nuova pagina della storia. È proprio così. Grazie, caro Presidente, per quello che fai, per rappresentare il nostro Paese, ma anche per dire ogni volta che i valori di pace, di libertà, di uguaglianza nelle pari opportunità, la solidarietà sociale sono quei capisaldi della nostra Repubblica. E in un mondo minacciato, offeso e che anche, come dire, e che anche a Collegno ha manifestato, come dire, tutta la sua virulenza, questo virus, quindi un mondo assalito dalla pandemia, dove qui anche nella nostra città si sono elevati la protezione civile e la protezione sociale. Facciamo ancora a loro un applauso. Qui c'è la croce di Collegno che ha tristemente portato via dalle nostre case persone che dovevano essere ricoverate in ospedale. Gli operatori erano affranti, c'è un sindaco, sembrava, cioè, appariva come un distacco perpetuo. È una cosa drammatica di questi operatori, cosa hanno dovuto fare nella pandemia. Però loro e la protezione sociale in questo quartiere, con i portierati, con le attività di beneficenza, di sussidio, hanno cercato di porre argine, e ci sembrava quella la grande battaglia da combattere, la battaglia contro il virus. Invece in un paese dove al momento dello scoppio della guerra, dell'invasione, c'erano ancora 700 morti al giorno per il Covid-19, beh, si è deciso di invadere un paese vicino, ovviamente storicamente collegato, ma uno stato assolutamente autonomo. Ecco, quindi, come dire, l'incredulità e l'imbarazzo di un'umanità che invece di cercare l'alleanza e anche l'investimento nella sanità. Questo perché uno degli effetti collaterali di questa guerra è veramente costringere il mondo a levare risorse dalla cooperazione e dallo sviluppo umano e metterlo in fredde e inutili bombe, freddi e inutili armi che devastano le comunità. Alessandro ci ha ricordato il suo impegno nella ex Jugoslavia, in Albania. Quando si va a parlare con delle persone che hanno visto massacrato la famiglia, come si può pensare che ci sia riconciliazione o pensare all'altro come una persona con cui poter fare affari, condividere una strada, condividere una scuola? Capite? Cioè, le guerre, oltre i morti, oltre, come dire, lo sterminio di civili, producono conseguenze, e ce l'abbiamo appunto sotto gli occhi in Europa, proprio con la ex Jugoslavia, proprio con le cose che tu ci hai raccontato di questi conflitti che perdurano per decenni e decenni. A 30 anni da quella guerra, e qui saluto Lucetta Palitto, Michele Mellace, i tanti che si sono impegnati in quella circostanza. Ricordiamolo che mamma Lucetta è anche un po' la madre di tutti i non violenti e pacifisti di Collegno. Ecco, ciao Lucetta, cittadina benemerita. Proprio per queste ragioni, ecco, lì ci rendiamo conto veramente dell'insensatezza di queste azioni che producono devastazioni per generazioni. E io mi auguro che veramente siano tanti come te che possano spiegare che le ragioni dell'odio fanno solo, come dire,
invecchiare e morire senza trovare un senso alla vita, che invece è crescita, cooperazione, aiuto reciproco, solidarietà, perché lì si vive una vita piena di valori e anche, possiamo dire, di benessere psicofisico, perché come puoi vivere senza i genitori, con un fratello ammazzato, con una sorella morta o violentata? Ecco, questo è l'assurdità della guerra. E guardate che questa comunità sceglie la pace da sempre. Qui in questo quartiere, Villaggio d'Ora, c'è una via che porta il nome di Massimo Portalupi, primo sindaco socialista di questa città, e già il consiglio comunale allora nel 1914 diceva: guardate che in questa Europa dove spira il vento del nazionalismo e del sovranismo non c'è futuro, noi abbiamo bisogno di aratri e di sviluppare gli strumenti agricoli per dare da mangiare a tutti gli europei, non di fare la guerra. Purtroppo, come sapete, un anno dopo ci fu la prima guerra mondiale. Ecco, quindi questo applauso va al sindaco Portalupi, facciamoglielo, e a tutti quelli che si sono succeduti scegliendo la via della pace, i consiglieri comunali, chi fa politica ma anche chi fa comunità, perché la comunità si fa proprio certamente tramite di gesti di pace, perché il primo segno dell'accoglienza, il primo segno dell'integrazione, il primo segno della tolleranza si deve fare sotto casa, sotto le nostre case, sotto queste case, nei nostri quartieri. Così ci ha insegnato Alessandro, che sicuramente, come dire, nelle sue azioni internazionali ci fa sentire, come dire, una comunità importante, ma la tua azione educativa, la tua azione di accompagnamento. Ricordiamo la bellissima esperienza, per esempio, no, dell'integrazione nelle squadre di calcio dei nostri ragazzini esclusi dallo sport, che è un valore per tutti. Ecco, questi sono i segni che la pace va ricercata nella nostra famiglia, nelle nostre vie, nei nostri quartieri e nel mondo intero, perché questo è il percorso che unisce il locale e il globale. Ne abbiamo bisogno, così ci testimoniano le tante associazioni collegnesi. Questa sera siamo in questo quartiere non per caso, per scelta. Noi siamo qui in una piazza che si chiama Europa Unita, Europa Unita, Europa Unita, non divisa dalle guerre. E da questa piazza deve partire un grido, ma anche un riconoscimento, che oggi, come è successo nel 1945, gli stati europei devono darsi un nuovo obiettivo, che fu anche di quelli perseguitati dal nazismo e dal fascismo, di unire l'Europa negli Stati Uniti d'Europa. Stati Uniti d'Europa. Noi rischiamo oggi la catastrofe, rischiamo che i paesi europei spendano di più in difesa che tutti insieme, no? Che paesi molto più grandi di loro. E poi abbiamo visto cosa significa affrontare una pandemia per questioni sanitarie e anche per vicende economiche, perché ancora oggi, anche ne siamo stati noi testimoni, delle aziende che hanno la sede in provincia di Torino, la nostra grande azienda, sceglie di andare in provincia di Amsterdam, nella stessa Unione Europea, con un trattamento economico e fiscale totalmente diverso. Non può esistere questa cosa, non può essere questa migrazione che sposta i profitti e che cerca il risparmio sulla sicurezza dei lavoratori o sulle condizioni economiche dei lavoratori. Quindi l'Europa unita deve essere il nostro scenario, quello che ci porta a considerare i vantaggi. Pensate, la nostra città, tra fondi comunitari, bandi nazionali e fondi, questo l'abbiamo sentito parecchie volte, PNRR, ha già superato i 23 milioni di euro. Io farei un applauso a tutti i dipendenti del comune di Collegno che ci seguono gli assessori in imprese che sembrano impossibili, di candidare progetti giganteschi, perché sono giganteschi per le proporzioni del nostro comune, eppure ci seguono, ci accompagnano e trasformano quelle che sono idee, che sono volontà politiche, in opportunità di sviluppo. Penso alla riqualificazione del villaggio Leumann, penso alla riqualificazione di via Oberland. Tra l'altro, molte di queste attività qui sono collegate
al lapidare sociale. C'è stato un modello di solidarietà, di welfare, proprio in questo quartiere visibile, che ha dovuto dare casa velocemente a oltre 650 famiglie, quindi si è deciso di fare tutte le case in un unico posto. Oggi le condizioni politiche, le condizioni di ragionamento sono cambiate e noi possiamo disseminare l'abitare sociale in via Messina, in via Oberdan, al villaggio Leuman, capite, fare dei piccoli nuclei, delle piccole case che possono accogliere le famiglie che hanno bisogno di della casa. Ecco, quindi una città che cambia, che investe anche grazie ai fondi nazionali. E poi ancora la possibilità di diventare, insieme a Grugliasco, una città universitaria. Le nostre città non hanno limiti e confini, quindi i ragazzi scendono a Fermi, scendono a Paradiso, vanno a Collegno, vanno a Grugliasco, e fra poco a ottobre inaugureremo proprio con questi fondi l'Università di Torino negli ex laboratori, che saranno i laboratori arte e mestieri, e poi ancora la stireria di fianco alla lavanderia, e poi il progetto dei progetti, la metropolitana. Ecco, qui in questo tempo abbiamo lavorato per portare qui capolinea del bus, di tanti bus che portano poi e collegano anche Villaggio d'Ora a Fermi e alla città, e poi ancora i progetti di illuminazione, la cura dell'ambiente. Qui, sotto il nome di una persona che in questa piazza, io avevo le braghe corte, giocavamo con i bambini come giocano quelli lì in fondo, abbiamo iniziato a fare le prime feste di quartiere, come qui Elio Cugliari, a cui abbiamo dedicato il parco. Ecco, lì c'è il primo bosco urbano di Collegno. Se andate a vedere da quando abbiamo inaugurato quel bellissimo parco, oggi le piante sono rigogliose, sono grandi e ci aiutano anche a calmare un po' questo clima che, come avete visto, è impazzito o abbiamo fatto impazzire. Ecco, quindi prendiamoci delle responsabilità e cerchiamo di adeguare i nostri comportamenti a quello che sono appunto le sfide, come quella contro l'inquinamento, il cambiamento il cambiamento climatico. E poi questo quartiere, devo dire che negli anni, adesso abbiamo la possibilità di avere i droni, no? I droni, quindi di vedere la città dall'alto. Ecco, provate a vedere questo quartiere dall'alto, è veramente un immenso quartiere alberato, bellissimo, verde, legato a un polmone che parte addirittura da Torino, perché il Parco della Dora, la Pellerina si incunea fino qui e poi con l'asta della Dora prosegue nella valle. Quindi dall'alto veramente è un luogo straordinario che sta cambiando nella sua qualità del vivere, nell'efficientamento delle scuole, nel contributo delle famiglie a tenere aperte le scuole dopo le 4:30. Questa è una comunità che fa squadra, questa è una comunità che investe nell'educazione. Facciamo un applauso e ringraziamo quei genitori che con le loro competenze le mettono a disposizione degli altri e aprono le scuole anche nel pomeriggio, in un sogno che è, no, scuole aperte, bellissimo. E poi ovviamente ci sono stati dei ritardi a causa del Covid, sappiamo che qui c'è un grande progetto per fare una casa di riposo e che ovviamente è una questione un po' delicata in questo tempo, dove le case di riposo, come purtroppo avete visto, si sono un po' piegate al virus. E dicevo, un quartiere che cambia, abbiamo già in via Allegri, anche grazie a un'altra operazione sensata che riduce l'inquinamento, che riduce i consumi energetici, le nuove facciate delle case. Se andate a vedere in via Allegri, quando tornate, come stanno anche cambiando forma gli edifici, e oltre, come dire, a una gradevolezza migliore, c'è anche un'opportunità di risparmiare. Ecco, quindi il paese sta cambiando, ci stiamo impegnando. E poi ancora nella legislatura ci occuperemo della statale 24, che sempre di più diventa una degli assi importanti dell'industria, della manifattura. Ci sono le uniche due società per azioni quotate in borsa proprio in quell'area industriale, e sono dei giacimenti di innovazione che, insieme a tutto il sistema industriale, promuove nuovi insediamenti.
Questo è il nostro futuro. E tante aziende di quel comparto ci stanno dicendo: caro sindaco, cara amministrazione, noi vogliamo investire, perché Collegno è un luogo ben collegato e che ha tanti servizi e che si distingue nella regione proprio per il suo livello di servizi. Quindi questa è la vostra grande Collegno, che ciascuno di voi, che ciascuno di noi ogni giorno, come ha fatto Alessandro, come hanno fatto i tanti cittadini benemeriti, come fanno tutti i giorni quelli che si impegnano dopo il lavoro, nella scuola, in comune e in tutte le aziende del territorio, di veramente trasformare questo luogo in un luogo di valore e di valori. Viva la pace, no alla guerra, viva la Repubblica! Grazie sindaco, con l'intervento del sindaco finisce la parte istituzionale della manifestazione e mentre scendono dal palco io vi incomincio ad annunciare che tra qualche minuto i tempi tecnici per allestire il palco inizierà il concerto del gruppo Radio Freccia di Torino, tribute band di Ligabue. Dateci qualche minuto e poi diamo la parola alla musica. Grazie a tutti, intanto vi faccio una comunicazione di servizio, sono state smarrite delle chiavi di un'autovettura, se le trovate per cortesia portatele al gazebo della regia, grazie.